Buonasera. Mister, buonasera. Una partita dall'alto valore morale, sociale. Che cosa le è rimasto dentro dopo quello che ha visto, dopo questa serata così spettacolare e commovente? Sì, emozionante, è veramente quello che è accaduto, vedere gente che è sopravvissuta a una tragedia e vederla oggi in campo, magari qualcuno anche esultare e fare gol, ha dato una gioia immensa nonostante abbiamo preso gol, però un'emozione unica da ricordare, la terrò stretta nei miei ricordi. Florenzi è recuperato? Florenzi sta crescendo, oggi ha dimostrato di essere un giocatore importante per noi. Sono contento di quello che sta facendo, per come si sta allenando, e la dimostrazione ne è stata oggi nella partita che ha fatto, al di là dell'avversario, per quello che gli ho chiesto, per il fatto di dargli magari più possibilità di attaccare che difendere, lui l'ha fatto molto bene. E questo è il ruolo dove lo vedremo, che lei a Pinzolo parlava di specificità dei ruoli, noi abbiamo sempre considerato un jolly, questa sera abbiamo visto terzino più per le assenze dei nazionali o perché sta lavorando su quel ruolo? Ma anche per le assenze, ma anche perché è un jolly, l'hai detto te, per quello io se è un giocatore jolly lo sfrutto, al di là del fatto che lui può lavorare in diverse situazioni. Da esterno sicuramente rende molto, da basso e da alto lo può fare benissimo. In questo momento siamo un po' in difficoltà in quella zona di campo perché abbiamo più giocatori infortunati, sto cercando di farlo lavorare in quel ruolo in questo momento, però sono convinto che con tutte le partite che abbiamo potrà servire in tutti i ruoli. L'inserimento di Schick? Deve lavorare ancora tanto, l'ha visto oggi, lui magari ha detto in conferenza che era già pronto per giocare, però avendo fatto pochissime, forse non ha fatto nemmeno un amichevole con la Sampdoria, ma solo alcuni allenamenti, ha bisogno di mettere nelle gambe tanta tanta benzina. Per quanto riguarda la lista UEFA è stata presa una decisione riguardante Emerson o Gerson e perché? Già ce l'ha lei la lista? No. Allora quando verrà comunicata lei lo saprà. Sicuramente valuteremo anche il fatto che Emerson è un giocatore che rientrerà verso novembre, giustamente ci saranno poche partite alle porte, se dovessimo decidere magari potrebbe essere lui tra virgolette quello sacrificato, ma ha una logica, lo dice uno che ha fatto l'Europa League ma l'ha fatto con pochi uomini, con tanti ragazzini, ha avuto grandi difficoltà, per quello dobbiamo mettere dentro giocatori che stanno principalmente in questo momento bene. Castan è più di un quinto difensore? No, Castan è un ragazzo che voleva a tutti i costi rimanere, io l'ho preso sempre in considerazione, abbiamo scelto insieme alla società non avendo fatto altre non avendo avuto l'opportunità di prendere altri giocatori, contentissimo di averlo, prima di tutto per la sua grande disponibilità, per la voglia di mettersi a disposizione della squadra come ha fatto oggi anche da terzino. Il fatto di aver schierato anche oggi De Frel esterno alto a destra, un'indicazione di quello che sarà il suo impiego nel futuro? Si lega anche alla condizione fisica di Schick. Non avendo tanta condizione, in questo momento devo insistere su certi giocatori e giustamente De Frel adesso a questa squadra serve più come esterno che come prima punta. Grazie. Grazie.